Sonia Martini per il gruppo Città di Genova. Dai ragazzi, forza! Secondo e ultimo giro. Arenario. Tanto vedete atlete molto agguerrite. La lombarda Daniela Girardi, sempre tra le più brave, eccola qua, con la fascetta, forza, vai ragazze, potete fare un tifo anche scandaloso, non vergognatevi, forza, vai ragazzi, l'ultimo giro, vai, forza Gian Pietro Boscani, ce l'abbiamo solo noi, Raffaella Bragatoni, Raffaella, forza, dai ragazzi, forza! E poi Rocco Buscaino che vi invita il 16 di febbraio alla mezza di Vittuone, la mezza del Castello. E poi il nostro Colace, già campione del Corri Milano, forza! Dai ragazzi, forza! Applaudiamoli tutti, Dai, forza! Al passaggio poco fa Francesca Colombo, forza, e poi Gianna Rigamonti, dai ragazzi, forza, buona gara a tutti, dai che manca solo un giro, al passaggio Rodolfo Lollini, che tutti leggiamo su podisti.net, forza Rodolfo, dai, forza ragazzi, ultimo giro, viviamo insieme la passione, l'energia del Campaccio, al passaggio Paolo Nobili del Montestella, dai ragazzi, che giornata, seconda gara, forza, ultimo giro, dai che si va, forza. Ultimo giro, passa a Maurizio Calì, forza Maurizio, ma che brave queste donne, bravissime, Oscar Jacoboni, eccolo qua, guardate che galletto, classe 1937, sei un gallo, si faccia pure le donne sul percorso, pensate un po' a voi, mentre corre poi. C'ha l'ormone alto il nostro Oscar, Oscar! Bravissime, forza donne, brave! Ecco qua che sta arrivando Gioia, bravissima! E qua ci abbiamo Umberto Golino con il giallo canarino, eccolo qua, Umberto Golino, classe 1938 per amatori casorate, Claudio, il passaggio al terzo chilometro. Fenone in prima posizione con 10.45, seguito da Barbosta in 10.47. La prima delle donne, sempre Martini, staccata di 5 secondi dalla testa della gara in 10.50. Fenone, Barbosta, Ramponi, Baccoli e Moscato, i primi 5, nel giro di 20 secondi, poi Villa, Iadorosa.